siete soddisfatti per gli spettatori? Sì, sì. Era quello insomma che vi aspettavate? C'era un po' di preoccupazione, ma c'è stato l'unplay, lo chiamo così. Era il 22 novembre 2015 quando in una sola notte migliaia di risparmiatori tra obbligazionisti ed azionisti della vecchia Banca Etruria videro andare in fumo tutti i loro risparmi a seguito del decreto salvabanche. Oggi sono soddisfatti gli azzerati ammessi come parte civile nel processo con rito abbreviato per il crack dell'istituto di credito aretino. Il GUP del Tribunale di Arezzo ha condannato infatti a 5 anni l'ex presidente Fornasari e l'ex direttore generale Bronchi, a 2 l'ex vicepresidente Berni ed infine ad 1 l'ex consigliere Soldini. Le accuse formulate dalla procura hanno retto, le parti civili hanno cercato di dare il loro apporto mettendoci del loro e quindi hanno avuto anche soddisfazione. Oggi ovviamente è un primo grado, poi ci sarà l'appello, la Cassazione, però secondo me qui abbiamo fatto giurisprudenza. Il giudice inoltre ha rinviato a giudizio gli altri 24 imputati. Ad attendere la sentenza c'era anche Federconsumatori di Arezzo. Sono infatti oltre 1500 i risparmiatori assistiti dall'associazione che sono stati ammessi come parte civile nel processo. Non è che gioiamo particolarmente per il fatto che siano condannati, a noi ci premeva in particolare sapere che ci fosse riconosciuto, una volta siamo stati ammessi come risparmiatori a essere costituiti come parte civile, che fosse riconosciuto il risarcimento. Il giudice ha detto che questo diritto c'è e ora metteremo subito in atto le procedure necessarie perché di fronte al giudice civile si quantifichi il danno morale subito da ciascun risparmiatore e inizieremo le procedure. È ancora una lunga battaglia, ci impegniamo parecchio perché chiamare 1500 persone non è semplice, fare le procedure per quantificare il danno morale subito non è altrettanto semplice, ma come abbiamo sempre fatto ce la metteremo tutta. Un primo atto di giustizia è stato fatto, questo invece è il commento a caldo di Letizia Giorgianni, presidente dell'Associazione Vittime del Salvabanche. Con questa sentenza, dichiara, si conferma quello per cui abbiamo lottato fin dagli albori di questa vicenda. La banca era gestita da un management criminale che continuava a curare esclusivamente il proprio interesse, mentre la banca accumulava perdite da capogiro. E quando infine si doveva mascherare lo stato di dissesto, di fronte a un'autorità di vigilanza, conclude Letizia Giorgianni, si decideva di scaricare questa gestione scellerata sui clienti con la vendita indiscriminata dei bond subordinati.